Sono Lucia Tarsi. Il mio impegno per la nostra città continua ora come impegno per la nostra regione. Difesa dei nostri ospedali, per una sanità pubblica e di qualità. Tutela dei diritti delle persone fragili, lavoro ed emigrazione giovanile. Costruiamo insieme una storia nuova per la nostra regione. Cambiare? Ora puoi. Il 20 e 21 settembre, barra il simbolo Civitas, Civici, e scrivi Tarsi. Prima che iniziasse l'anno scolastico, ho inviato una lettera appunto alle autorità competenti, competenti in materia di calendario scolastico. Io ho invitato loro a riflettere sull'opportunità di posticipare l'inizio delle lezioni per vari motivi. Innanzitutto, ecco, tra un po' avremo la chiusura delle scuole per le lezioni. E quindi, insomma, dopo pochi giorni dall'apertura, molte scuole che saranno sedi di seggio elettorale dovranno chiudere, quindi ci vorrà un lavoro di sanificazione sia prima che dopo. Dunque, per quanto riguarda la situazione epidemiologica, io mi sembrava opportuno far passare un pochino più di tempo dal rientro dalle vacanze, perché vedete, una buona percentuale di contagi sono quelli di ritorno dall'estero. Quindi magari, ecco, un periodo di osservazione maggiore per capire meglio quale fosse, no, la situazione epidemiologica, forse sarebbe stato più opportuno. E la situazione per quanto riguarda gli organici era critica. Ancora tutt'oggi ci sono queste criticità. Mi stanno arrivando anche recentemente lettere di segnalazione da varie scuole nelle quali il personale ATA segnala un sottodimensionamento molto grave. Vi ha risposto la regione, l'ufficio scolastico regionale? Avete avuto qualche riscontro? Guardi, le dico no. Non ho avuto risposta da nessuno, che dopo. Dunque, per quanto riguarda la situazione epidemiologica, io mi sembrava opportuno far passare un pochino più di tempo dal rientro dalle vacanze, perché vedete, una buona percentuale di contagi sono quelli di ritorno dall'estero. Quindi magari, ecco, un periodo di osservazione maggiore per capire meglio quale fosse, no, la situazione epidemiologica, forse sarebbe stato più opportuno. E la situazione per quanto riguarda gli organici era critica. Ancora tutt'oggi ci sono queste criticità. Mi stanno arrivando anche recentemente lettere di segnalazione da varie scuole nelle quali il personale ATA segnala un sottodimensionamento molto grave. Vi ha risposto la regione, l'ufficio scolastico regionale? Avete avuto qualche riscontro? Guardi, le dico no. Non ho avuto risposta da nessuno. Sono Lucia Tarsi. Il mio impegno per la nostra città continua ora come impegno per la nostra regione. Difesa dei nostri ospedali, per una sanità pubblica e di qualità. Tutela dei diritti delle persone fragili, lavoro ed emigrazione giovanile. Costruiamo insieme una storia nuova per la nostra regione. Cambiare? Ora puoi. Il 20 e 21 settembre, barra il simbolo Civitas, Civici, e scrivi Tarsi.